Ciao a tutti draghi, sono Etherion e questa non è la terza volta che registro questo video. Benvenuti, oggi vi farò vedere le tre nuove skin che hanno mostrato per Sarin, Volt e Rhino, nonché l'operatore, ma quella è una cosa a parte, con la possibilità di modificare il materiale stesso di cui è fatta la skin. Le skin di per sé non sono niente di speciale per estetica, sono carinissime per carità, però non sono, ecco, una deluxe come particolarità di skin, però con la questione che si può cambiare la struttura di cui è fatto il materiale, la rende una cosa incredibilmente bella. Abbiamo qui il pacchetto ornamenti Void che sta a 295 platini e questo è il pacchetto che contiene i 15, le 15 Void Shell di Ombask, tutti quanti materiali quindi disponibili al momento praticamente, tranne forse qualcuno che vendono sempre sulla Zariman, devo controllare ma credo che non siano tutti quanti materiali, comunque moltissimi sono qui. E qua ci sono anche le tre skin. Sappiate che attualmente, nel momento in cui sto registrando, quindi 29 aprile 2022, questi materiali sono applicabili unicamente alle skin che vedete qua, quindi le Void Shell. Sarin Void Shell, Volt Void Shell e Rhino Void Shell. Nonché la skin per l'operatore che vedremo dopo, sempre con il riferimento appunto Void Shell. Quindi questo pacchetto qua da 100 platini, senza le tre skin, attualmente fa poco. Lo potete usare sulla skin dell'operatore e nient'altro. Potendovi consigliare un acquisto, vi direi di prendere questo qua perché ha anche le tre skin, ovviamente. Ci sono tutti quanti questi materiali che possono essere letti perché leggere è bello e ci sono ovviamente le tre skin che prima vi citavo. Questi qua sono degli esempi su come potete usare questi nuovi materiali, però non necessariamente escono così, dipende dal vostro stile, per così dire. Andiamo subito a vedere, eccoci qua, la prima delle skin, ci guardiamo Sarin. Io ho già preparato una Sarin, la mia Sarin, e ho aggiunto alcuni materiali che, vabbè, possono piacere come no, ma questa è la mia Sarin. Ho messo appunto la skin, ok, e anche l'elmo. Ovviamente se non mettete l'elmo non avrà i materiali che voi scegliete, mi pare anche comprensibile. E così come avevano mostrato i ragazzi della DE durante il dev stream, oltre al colore del materiale possiamo scegliere il materiale stesso. In questo caso il primario ho scelto l'Oxium lucido perché le scelte lucide sono veramente, per quanto mi riguarda, stupende, almeno su molti Warframe. E fate conto anche un'altra cosa, fate conto anche questo. Io ho scelto il bianco per questo materiale qua, ok? In base al materiale che scegliete, visto che un materiale può essere più ruvido di un altro o più frastagliato, si può dire, chiamata così, vedete, cambia un pochettino il colore del materiale stesso, d'accordo? È una cosa perfettamente normale, cioè se un materiale di base è più scuro, anche se scegliamo il bianco più limpido, non potrà mai essere quel bianco là, però potete farlo tranquillamente, potete scegliere il colore che vi pare, lo cambia tranquillamente. Qua ho scelto le spore incise, vedete qua, sulla sua gamba, questi puntini qua sono le spore incise. E poi il rottame levigato, perché, boh, è bello. Guardate come brilla bene, adoro tantissimo. Vi faccio vedere anche Volt. Eccolo qui, Volt molto Power Ranger. Ho messo questa porcellana Orokin, sono questi frammenti qua tipo spezzati, no? Dovrebbe vedersi molto meglio anche come dettagli, purtroppo il mio Warframe non è al massimo come dettagli, ma vi assicuro che si dovrebbe vedere meglio di così, cioè lui è figo comunque, molto bella, però ha dei particolari che non si vedono benissimo, che sono un pochino sfocati, questo è dato anche dal fatto che
purtroppo la mia mio computer, scheda video, processore non è granché, ok? Però che figata, questi sono i materiali che ho scelto io, ma ovviamente potete scegliere quelli che più vi piace. Faccio vedere anche Rhino. Eccolo qua, io l'ho fatto tutti scintillanti. Bene, pazienza, per favore. A me piacciono. Sono tipo una gazza ladra, mi piacciono le cose scintillanti. Ecco, purtroppo cozza un pochino con gli accessori, perché gli accessori, non essendoci ancora gli accessori Void Shell, un pochettino magari cozzano con i colori, d'accordo? Per carità, poi magari, ecco, ne scelgo uno che ha più o meno il materiale che mi interessa e si può fare lo stesso. Però fate conto anche di questo quando andrete a cambiare la skin e il materiale al vostro Warframe. Anche qui ho scelto roba luccicante, lo dicevo prima, è tutto titanio lucente lui praticamente, tutto brillante Rhino. E come vi dicevo prima, completando questa volta la quest principale di Angels of the Zariman e non quindi acquistandolo, vi arriverà poi per posta da Ombask, eccolo qui, vi arriveranno tutti quanti i pezzi per modificare il vestiario del vostro tenno e anche il drifter, perché che fa il drifter, non glielo dai l'equipaggiamento figo. Ho preparato un drifter, il mio drifter, per voi, per farvi vedere un pochettino il materiale. Vi metto anche l'elmo, eccolo qua, lo chiudiamo, sembra una mosca, così per questo l'avevo tolto l'elmo, non mi piace per niente, scusate, scelta personale chiaramente, ci mancherebbe. Eccolo qui, ho scelto un materiale che ricordavano un pochettino la fibra di carbonio, non so se notate un pochettino, lui non è luccicante per nulla, perché mi dava più, non lo so, la sensazione di volersi proprio proteggere dagli impatti. E poi c'è un po' di lucentezza, vedete, nei dettagli lì, molto molto bello. Anche questo ovviamente si può andare a personalizzare esattamente come gli altri, con però una scelta abbastanza misera, se vogliamo, con i materiali che potete mettere al vostro operatore, ok? Quindi gli altri sono da acquistare palesemente, però è un investimento che può andare, mettiamola così, perché in teoria usciranno in futuro, non so quando, ma usciranno altre skin su questo tipo qua, e quindi anche quelle saranno modificabili. Speriamo anche delle deluxe, voglio tantissimo vedere delle deluxe, perché Rhino, sì, Volt, ok, Sarin va bene pure, però ecco, sono delle skin comunque molto basic, se vogliamo, hanno qualche dettaglio caruccio, ma sono loro, d'accordo? Le deluxe invece sono uniche, hanno dei design unici e sono stupende, sono splendide. Quindi vorrei tantissimo vedere qualche deluxe in questo modo, modificabili in questo modo qua, sarebbe stupendo. Attualmente non c'è la possibilità che le deluxe, o comunque le skin precedenti a questo aggiornamento, vengano fatte così, con il Void Shell, con il cambio materiale. Chi lo sa in futuro, attualmente hanno detto che non sarà possibile. Quindi sappiatelo prima di acquistare i colori, i materiali, i Warframe e vi dicendo. Perché le skin, quali Warframe? Perché attualmente non è possibile appunto fare modificare il materiale delle skin precedenti. Detto questo, draghi, io vi ringrazio per avermi seguito in questo video. Fatemi sapere la vostra nei commenti per sapere appunto cosa ne pensate di questo pack, questo restyling grafico dei nostri Warframe. Iscrivetevi al canale se non l'aveste già fatto, lasciate anche un mi piace al video e soprattutto condividetelo con amici e parenti se vi va. Io sono Etherion e spero di rivedervi alla prossima. Ciao draghi!